Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Vandaluni dei Traslochi Attila, per il trasloco di oggi. Senta, va bene se arriviamo fra 10 minuti, un quarto d'ora, siamo no, lì, eh? Guardi, io non devo fare nessun trasloco. Ma come non deve fare? Scherza davvero, signora? Ma ci hanno dato questo indirizzo, questo nome, questo... Il signor Felice. Il signor Felice abita lì? Sì. Ah, c'è in casa? Scusi, chi è che parla? È in casa, signor Felice? Sì. Ecco, me lo può passare perché è lui che ha ordinato il trasloco, eh? Sì. Ma lei sì. Chi è, la moglie? No, no, sono io. Lei sarebbe felice? Sì. Oddio. Ma mi fa venire singhiozzo con la forza di ridere. Chi sei? Eh? Ma sei felice te? Sì, ma chi sei? Non riesco a conoscerti. Sai come quello che cascava di tombino e dice, chi sei? Sono felice della merda. Allora restaci. Ma non ce l'ho nell'idea adesso la tua voce. Cosa, mi è venuto il singhiozzo incredibile, ma... allora, senti, no, com'è, felice? Sì. E tu saresti felice con quella voce che hai, che mi sembravi tua moglie, mi sembravi. No, sono io. Sei tu? Ma chi sei? Felice, io ho un piccolo problema, mi è venuto il singhiozzo. Sai perché mi è venuto il singhiozzo? Dimmi. Perché sono felice anch'io, eh? Mi fa piacere. Senti, tua moglie sta bene? Ma tu chi sei prima di tutto? No, guarda. Prima di tutto rispondimi, perché quella voce che hai no, è una voce molto, molto... Non c'è più. Non c'è più? No. Tu forse non lo sai, per quello ti chiedevo chi sei. Appunto, io volevo sapere, appunto, perché io, non so, forse da quando non c'è più tua moglie ne hai assunto la personalità. Dalla voce almeno ti vesti da donna qualche volta? Può darsi. Sì, felice, ma guarda come mi sei diventato anche travestito, eh? Senti, Felice, io ora ti volevo dire, ora, prima scherzavo, no? Sul trasloco, era per scherzare, no? Certo, lo so che te non traslochi, no? No, è chiaro. Ti volevo dire invece, guarda Felice, io ho un'occasione da non perdere. Ti piacciono ancora le donne, a parte tutto? Ma io voglio sapere prima chi sei tu. No, Felice, ma io voglio sapere se ti piacciono le donne. Ma certo. Ah, però guardi, in questo momento... In questo momento? Forse non lo so, tu mi... come ti ho detto, mia moglie non c'è più, è sì, mancata. Vabbè, vabbè, ma da, quanto tempo, Felice? A luglio. A luglio, quindi l'anno scorso. Sì. Non è passato ancora un anno. No. E quanto deve durare il lutto prima di poter guardare un po' un'altra donna? No, queste sono cose personali, non ho la minima idea su queste cose. Cioè, ma dimmi la verità, Felice, sii sincero, eh? Se tu vedi una bella donna, la guardi? No, ma tu mi devi dire prima chi sei, perché io non posso parlare con una persona che non riesco a capire. Felice, ma Felice, io sono un amico. Sì, amico lo immagino, perché dalla voce, cioè, ho intuito, però non ci arrivo ancora. Ma senti, Felice, scusa, ma posso sapere quanti anni hai tu? Felice? Sì. Quanti anni hai? Io sono 60. 60, ecco, quindi non sei vecchio. Cioè, ma sai che non riesco, porca miseria, non sei ancora vecchio, sei ancora... Per riconoscere la voce, me la ricordo questa voce, però in questo momento non riesco assolutamente a concentrarmi. Non ti devi concentrare, lasciati andare alle sensazioni. Felice, ascolta me, lasciati andare alle tue sensazioni. Le tue sensazioni nei miei confronti sono buone, sono positive. Felice, in questo momento tu pensi che io sia un amico, vero? Sì. Bravo, Felice, così bisogna pensare. Sempre positivo. E che io possa portarti solamente cose buone, solamente buone notizie, solamente buone e belle novità. È vero? Speriamo. È vero, no? È che non ti farei mai del male, ma solamente del bene. È vero, Felice? Vero, se lo dici tu. Oh, ecco, bravo. Ecco, uno che poi si chiama Felice, nella vita trova sempre le risorse per non lasciarsi abbattere, per essere ottimista e vedere il lato buono delle cose. È vero? Certo. Perché nel nostro nome c'è anche certe volte il destino. Lo so. Giusto? Quindi, Felice, lasciati andare alle tue sensazioni.
Le tue sensazioni in questo momento sono al di sopra del bene e del male, sono al di sopra degli uomini e delle donne, sono al di sopra dei soldi, delle cose materiali, volano a mezz'aria sopra a tutto. In questo momento ti senti come salire su, come se tu fossi leggero, è vero Felice? Ti senti leggero in questo momento? Sì. Bravo, ecco, lasciati andare. Felice, tu sei leggero come l'aria, stai fluttuando. Ecco, in questo momento tu sei sensibilissimo, qualsiasi cosa possa sfiorarti, tu la percepisci, tu la avverti. Felice, tu sei veramente te stesso in questo momento, sei libero da ogni vincolo terreno, non hai più niente che ti tenga legato alla terra e alle cose materiali. È così che ti senti in questo momento, Felice? Penso. Bravo, ti fa bene questa seduta, vero? Sì, certo. Ti sta facendo bene, ne avevi bisogno, vero Felice? Penso. Tu avevi bisogno di staccarti un po' dalla vita materiale. Ecco, senza dover rinunciare peraltro a nulla, intendiamoci, poi ritrovi le tue cose così come le hai lasciate, ma in questo momento voli Felice, stai volando Felice in una dimensione che è quella delle persone oneste, che stanno bene con se stesse, che vivono una vita piena, anche se dentro di sé. Questa vita è vissuta all'interno, è giusto? Sì. Perché all'esterno grandi soddisfazioni tu non ne hai. No. È vero, Felice? No, no. Ecco, queste soddisfazioni che tu non trovi fuori, le trovi però dentro di te, perché tu hai una profondità dentro di te. È vero, Felice? Credo. Sì. Lo so, lo sento, perché io lo percepisco. Quindi tu, Felice, a questo punto puoi disporre di te stesso come vuoi. Puoi diventare il re del mondo come l'ultimo degli uomini, un barbone che gira chiedendo l'elemosina. Solo basta che tu lo voglia. Cosa vuoi tu? Cosa vuoi essere? Dimmelo. Niente, io prima di tutto voglio sapere chi sei. Ma cazzo, ma mi hai rovinato l'incanto! Felice, stavamo andando benissimo. Guarda, ti stavo facendo veramente una seduta di rigenerazione. Ti stavo rigenerando, Felice. Sì, io ti ringrazio, però. Ma come? Se andava così bene. Con una persona che conosco. Sì, ma non, cosa ti preoccupi di questo? Vedrai che mi conosci poi alla fine, ma è proprio il fatto di non sapere chi ti parla che ti può far bene, capisci? Poi lo saprai alla fine, ma intanto tu stavi andando benissimo, ti sentivi leggero, eri dissociato dalla realtà, meravigliosamente. Certo, però purtroppo sei voluto tornare improvvisamente con i piedi sulla terra, mi hai provocato, anche a me, hai provocato uno scossone interno. Di chiedere di nuovo. E tu segui gli impulsi? Tu segui molto gli impulsi? Ma sei impulsivo? Non è che sia io impulsivo, però in questo momento. Sì. In questo momento, appunto, sì. Mi è venuto di dirti di chiedertelo ancora una volta. Sì, ma questo è un particolare che non ha importanza, Filippo. Sì, Filippo, Felice, guarda. Ha importanza te, tu hai importanza, nient'altro in questo momento. Tu vivi solo. Vivi solo? No, no. Non vivi solo? No, no. Ma in realtà vivi solo con te stesso. Certo, quello sì. E quello sì, anche se vivi con delle persone, sì. Tu hai la tua vita e in realtà sono solamente dei corpi che vivono intorno a te, ma non sono qualcosa che ti riguarda molto intimamente, anzi tendi a distaccarti da loro. Ma non penso. Non pensi? No, no. Pensaci bene, Felice, tu hai questa tua interiorità che nessuno riesce a capire, nemmeno le persone che ti stanno vicino. Ma io come farei senza queste persone che vicino per me sono tutto? Sì, ma certo, ci mancherebbe, le persone di famiglia, giusto? Certo. Sì, questo va bene. Naturalmente. Però, vedi, Felice, tu hai una grande profondità dentro di te che loro non possono arrivare a scavare, a capire. C'è sempre quel muro, giusto? Sì. Sì. E allora questa profondità, caro Felice,
va riempita con qualcosa di molto soddisfacente, capisci? Sì. Allora Felice, attenzione, io sto per riempirti la tua profondità, in questo momento ti mando delle grandi scariche elettriche, ma tu non sentirai la scossa, stai tranquillo, che ti riempiranno tutto. Ecco, ora Felice, mi senti? Sì. Ecco, in questo momento, in che posizione sei? All'impiede. In piedi, col telefono, nella destra o nella sinistra? Sinistra. Nella sinistra. La destra è pronta eventualmente per scrivere, ma non ce n'è bisogno. Ascolta, puoi chinarti un po' in avanti, appena appena? Sì. Ancora? Ancora? Ci sei? Sì. Ecco, io è come se fossi dietro di te, Felice. Sì. In questo momento io mi materializzo dietro di te. E te lo butto nel culo, Felice, e te lo butto nel culo e ti riempio, i tuoi vuoti, le tue profondità, tutto quello di cui hai bisogno, con la voce che ti ritrovi, e di figliato nel culo, Felice, in questo momento ti penetro! Com'è andata? Bene. Alla prossima volta, ciao Felice. Ma non mi hai detto chi sei? Cazzo, ti ho dato l'uccello, sa di più. A domani. Ma come? Vabbè, cosa te ne frega? Vabbè, insomma, è stata una seduta veramente di grande tensione, devo dire, eh? Sì, qualcuno forse se l'aspettava che andava a finire così, eh? Sì. Felice, io lo richiamerei anche domani, io gli farei una seduta al giorno a questo Felice, eh? Ah, beh, sono effettivamente, ma è rimasto tranquillo, abbastanza contento mi sembra, no? Vabbè, anzi guarda, voglio prendere nota di Felice, il numero di Felice, domani facciamo un'altra bella seduta, ecco, scrivo Felice, e questo è il numero, ecco fatto. Inculata. Quando ti siamo andati a finire dai traslochi Attila, eh? Vediamo cosa succede con Felice oggi, eh? Forse non succede nulla, perché di solito poi alla fine, eh? Vabbè, quando si richiama le persone sono già più sul chi vive o non si fanno trovare, sai com'è? Comunque il suo problema era sapere chi fossi io anche dopo l'inculata. Sì, è incredibile, ma Pronto? Pronto, Felice, ciao. Ti ricordi di me? No, scusi, che parla. È stato ieri. Non ti ricordi? Ci siamo sentiti ieri. No, forse ho parlato con mio fratello allora. Felice? No, è mio fratello. Ah, non è lei Felice? No. Ah, mi può passare Felice, per favore? Non è a casa. Ah, allora posso parlare con lei allora? Posso sapere il suo nome? Giovanna? Sì. Lei è la sorella? Sì. Ah, ho capito. Cara Giovanna. Deve lasciare qualche commissione da fare? Sì, appunto. Mm. Appunto, io volevo parlare di Felice un attimo. Perché... Posso riferire? Sì, no, ma più che riferire, volevo parlare con lei appunto di una cosa che riguardava Felice e avere un suo parere come sorella, no? Lei è la sorella, giusto? Sì. Proprio la sorella di Felice? Sì. Allora, aspetti un attimo, devo dire una cosa alla mia segretaria. Signorina scriva, caso di sdoppiamento di personalità, uomo, donna, gay. Sì, ecco, eccomi, sono qua. Dunque, le volevo dire, ieri con Felice io ho fatto una seduta telefonica di rilassamento e di reperimento di energie profonde. Non so se lui gliel'ha detto. No. Non gliene ha parlato, eh? No, ho capito. Comunque, cara signora Giovanna, sì. Signora o signorina? Signora. Signora Giovanna, eh? Sì. Ecco, volevo dire, Felice ha
seguito tutto quello che gli dicevo io, che gli dettavo con la voce fino alla fine, però ho avuto un dubbio e io sono dispiaciuto nel sapere che lui magari può vivere nel dubbio questa esperienza. Cioè, lui non ha mai saputo chi fossi io. Sì, che fossi? Chi fossi, chi sono, insomma, chi sono io. Ah, cioè, me lo dici? Appunto, il discorso è questo, perché queste sedute funzionano meglio se non si conosce l'identità della persona che te le fa fare, insomma, che ti fa assumere certi atteggiamenti o introspettare dentro se stesso. Lui non c'è, bisogno che riparli con lui. Ho capito, sì, ma vede, volevo sapere da lei che tipo è Felice? È una persona normale. È vedovo, vero? Sì. Ecco, quindi si parlava anche del fatto di poter guardare altre donne, avere attenzione per altre donne, vero? Ma adesso è chiuso nel suo interno, nel suo intimo, quindi... Sì, io come ho detto prima a Felice ieri, lui ha una grande profondità da riempire. Lei me lo conferma? Ma non lo so, ne parlo con lui. E ieri io gliel'ho riempita questa profondità. Diciamo, almeno per un attimo, sì, c'è stata questa penetrazione... Com'è? È un amico? Sì, io sono un amico, ma soprattutto sono un professionista. Ecco, cioè praticamente riesco con la forza della convinzione. Sì, vengo, scusi. Sì, ah, viene anche lei? Come? No, dicevo... No, c'è uno qua che mi vuole parlare. Ecco, non è Felice. No. Perché Felice in fondo è felice ma anche un po' infelice, a parte per la perdita della moglie, ma più che altro perché non ha trovato ancora qualcuno che possa scuoterlo e riempire il suo vuoto interiore, capisce? Non so, quando si rimane in queste case si capisce che c'è sempre? Insomma, ha perso la moglie, per cui si capisce, è una cosa naturale. Sì, ma ci sono anche altri vuoti che lui deve riempire. Cioè, che lui ieri me l'ha detto chiaramente, no? Allora parlo con lui, guarda. Ha dei vuoti, mi ha detto chiaramente che lui ha dei vuoti anali. Signora. Ah, quella era una signora. È Felice che sembrava una donna e che questa sembra un uomo. Incredibile. Io tento la carta dello sdoppiamento di personalità. Potrebbe essere lo stesso Felice questo qua, però forse no, perché lui aveva la voce più femminile e questa aveva la voce più maschile, però molto simili, devo dire. Metteremo a confronto, chissà. Però io ho avuto per un attimo, forse ancora, la convinzione o diciamo l'ipotesi dentro di me che fosse lo stesso Felice che è diventato Giovanna, che nella sua vita non si accorge, no? Certe volte è Giovanna, certe volte è Felice. Quando è Felice ha la voce più femminile, quando è Giovanna ha la voce più maschile. Un controsenso vivente, un mostro, eh? Questo è il nostro amico Felice. Allora domani cercheremo di rintracciarlo nuovamente, però nella prima parte, perché vi ricordate ieri era nella prima parte, quindi forse un po' prima lo troviamo in casa, eh? Mamma mia, questo è secondo me un intrico di personalità, di qualcosa che c'è, un mistero in quella famiglia, un ministero anzi. Va bene, va. Felice, l'abbiamo chiamato oggi, non l'abbiamo trovato, e se l'abbiamo trovato era Giovanna. E quindi non importa, domani ritenteremo, saremo più fortunati, lo vedremo. Perché io non mollo, Felice è una persona veramente, veramente interessante, piena di vuoti anali da riempire. Speriamo che qualcuno risponda e che sia proprio lui, Felice, il nostro mitico Felice. Se no c'è Giovanna. Sì. Sì. Oh, Felice? Felice? Così che parla. Ti ricordi, Felice, 2 giorni fa ci siamo sentiti? Ma è Felice o Giovanna? Guarda, lei ha sbagliato numero. Ma scusi, io ieri ho parlato con Giovanna. Potrebbe essere... Ma non è questo numero. Il giorno prima con Felice. Sì, ma non a questo numero. No,
No. Signorina, prenda nota, triplo sdoppiamento di personalità. Allora, no, come ieri ho parlato con lei, mi ricordo la voce, scusi. Non si chiama Giovanna, lei? No. Non si chiama Felice? No, appunto dico, ha sbagliato numero. Ma non è inconfondibile, è la stessa voce, ma lei mi sta prendendo in giro, è la stessa voce, signor Felice Giovanna? No. Giovanna no. Felice, scusi. Guardi, lei... Ieri lei era una donna, ieri l'altro era un uomo, oggi... Lei è un vedovo, vero? È vero? No. Sì? Io no. Lei è un uomo o una donna? Ma abbia pazienza, va, è uno scherzo, arrivederci. Ma non è uno scherzo, è lo stesso... Incredibile, è un personaggio dalle mille personalità. Domani chi mi dirà di essere, eh? Non sappiamo. Questa... Dai, ragazzi, mettiamo a confronto le voci, è la stessa voce di ieri, è similissima a quella di ieri l'altro, anche se passando i giorni poi in qualche... E poi il numero è quello, ragazzi, eh? Vogliamo tentare... Tento di... Cioè, avessi sbagliato numero, no? Voglio essere proprio... Alla fine proprio veramente escale, ecco. Voglio essere preciso anche con me stesso e quindi, ecco, le faccio il numero col ditino... quindi non si può sbagliare, no? È felice. È Giovanna. È felice Giovanna felice. Felice Anna. Giovalice. Non lo so. Giovalice. Ecco, questa è un'altra opzione. Non risponde. Ma è lui. È una cosa incredibile. Felice è questo non si sa bene poi chi sia, no? In realtà è Felice perché sull'elenco è scritto Felice. Questo Felice è un qualcosa di inafferrabile. E forse chissà, Felice, il vero Felice è morto. E quella che mi risponde è la sua vedova. Oppure il suo fratello, come dire, gay. Cioè, c'è qualcosa che prude, il culo, effettivamente, perché il primo giorno sono riuscito a incularlo benissimo. Il secondo giorno ha cominciato a cercare di incularmi lui, facendomi credere di essere sua sorella, e oggi ci vorrebbe inculare tutti dicendo che è proprio sbagliato il numero, e adesso non sta rispondendo. È un uomo veramente misterioso ed enigmatico. Domani rifaremo il numero. Ma certo. Beh, avete sentito, eh? Siamo entrati in una realtà veramente ai confini della realtà. Io a questo punto voglio vedere la quarta, cosa si inventa per la quarta volta, no? La quarta telefonata, eh? Dai, su, dai, cazzo. Sì, vabbè, immagino che ormai la saga di Felice sia terminata, ma ci provo lo stesso. Ci provo lo stesso. Via, su, forza, vai. Vediamo un po' chi risponde. Se risponde, può darsi che l'ultima volta sia quando non risponde affatto. E quindi si conclude il ciclo del Felice, no? Non è detto, poi va, sappi tu se si conclude veramente. Ecco, sentite, Felice per il momento almeno non risponde, Giovanna nemmeno, e quello che dice ha sbagliato numero nemmeno, che poi è sempre lui. Era l'altra opzione questa qua, cioè che non rispondesse nessuno. Può darsi che essendo oggi sabato il Felice Giovanna lì, insomma. Pronto? Ah, pronto, buongiorno. Sì, però mi sente? Buongiorno. Senta, io vorrei parlare col signor Felice. E chi è lei? Io sono una persona che ha parlato con lui ieri, l'altro ieri e il giorno prima ancora. Aspetti un attimo. C'è? Un attimino. E la signora Giovanna? Come? E la signora Giovanna? Non sento, cosa dice? La signora Giovanna invece? La signora Giovanna, ma qua non c'è nessuna Giovanna. Ah, lo immaginavo. Mi passi Felice, per favore. Sì. Conferma alle nostre ipotesi. Felice, Giovanna non esiste. Si è fatto passare per Giovanna, poverino. Una cosa patetica, vero? Avete visto? Non esiste nessuna Giovanna. L'abbiamo scoperto. Beh, ora forse arriva Felice. Prima o poi, forse. Quindi questa persona di sesso sicuramente femminile che ha risposto adesso ci ha confermato prima cosa che lì esiste un Felice, ma che non esiste alcuna Giovanna. Pronto? Pronto?
Ascolti, non è in casa. Non è in casa? Sì, può telefonare più tardi se vuole. Sì, ma lei chi è? Una parente? Sì, sì. Ah, ho capito, ma siccome io ieri telefonai e il signor Felice mi disse, hai sbagliato numero, l'altro ieri mi disse che si chiamava Giovanna e tre giorni fa mi disse che si chiamava Felice. Mi sente? Sì, ecco, ma so, lui, non ho capito. Lui fa spesso di questi giochini di farsi passare per una donna, cioè, questo signor Felice, mi dica la verità, è in possesso di tutte le sue facoltà mentali? Sì. Sì, è una persona normale? Ah, ecco, perché allora si è fatto passare per una certa Giovanna? Non lo so io, che ne so. È molto strano, no? Lei che cos'è, una figlia, no? È una parente. Una parente. È vero che sono felice, è vedovo? Sì. Ecco, sì, sì, sì. Appunto, perché per quello siamo d'accordo, ma perché, essendo... Sua moglie mica si chiamava Giovanna, per caso? No. No, ecco, perché sa, a volte questi transfer. Comunque, dico, quando. In questo momento non è in casa, eh? No, no. O ha fatto dire che non c'è? No, 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 ho provato e non c'è. Perché è successo che la prima volta che gli ho telefonato, gli ho fatto una seduta telefonica di rilassamento e di riappropriazione delle proprie energie e della propria personalità. E sono un professionista del settore, appunto ho fatto questa seduta di rilassamento e riappropriarsi della propria personalità e quindi praticamente poi l'ho messo a 90 gradi al telefono, è successo poi quello che è successo. Non so, lei non sa nulla di quello che è successo? No, io non so. No, non le ha detto niente, Felice? No, no. Ah, ho capito. Ma non esiste nessuna Giovanna nella storia della vostra famiglia? No, no. Ecco, ho capito. Allora, vede, c'è un problema. Bisognerà ricoverare il signor Felice, sa? Addirittura. Sì, scusi, all'ospedale psichiatrico. Non mi interessano le sue... No, perché lui ha una tripla personalità. A volte è Felice, a volte è Giovanna. A volte non è né Felice né Giovanna. Ma lei tutto questo cosa... No, naturalmente c'è stato segnalato questo caso rarissimo di triplice personalità e quindi volevo è avvertire... È stato segnalato, ma da chi? Da persone che lo conoscono, eh? Noi appunto agiamo qui nell'ospedale psichiatrico e a questo punto l'abbiamo accertato... Scusi, lei telefona dall'ospedale psichiatrico? Esatto. Noi praticamente abbiamo accertato che il signor Felice ha una personalità che si sdoppia, ecco, più volte, quindi si è fatto passare per una signora Giovanna, pur essendo... Risulta, guardi. Sì, guardi, le potrei far sentire la registrazione. Effettivamente lui con la voce da uomo diceva di essere Giovanna. Io sento che lei è una donna, ma lui si capiva che era sempre Felice, ma diceva che si chiamava Giovanna e che non si chiamava Felice ed essere la sorella di Felice. Ma questo non è che ma questo è il telefono, non è che si possono fare tutte queste. Ma come eccolo, forse lo sento, è arrivato? No, sono i miei bambini. Ah, mi sembrava di sentire una voce maschile. No. Che bambini cresciuti. No, volevo dire, comunque, purtroppo sì, perché le persone con tripla personalità poi sono portate a fare delle cose un po' strane. Ma guardi, lo teniamo in osservazione. Queste cose a me non mi interessa. Senta, ma sono felice, ha delle sorelle? Certo che ce le ha. Ma nessuna di loro si chiama Giovanna. No, Felice vero. Le aveva detto che qualcuno si chiama Giovanna. Lui ha detto di essere Giovanna, la sorella di Felice. E non lo so, guardi, io non le posso dire. La signora Giovanna, ma con la voce di Felice, capisce? Qui c'è un problema grosso, forse a voi non lo fa vedere, lo dissimula, ma noi dobbiamo tenerlo in osservazione alcuni giorni, diciamo 5-6 anni. Questo interesse? No, perché potrebbe alla fine essere anche pericoloso per la società. E allora noi dobbiamo acquisire dei dati. Lei sta sbagliando proprio. No, no, ma io lo capisco, lei mi dice così, per carità, non ha mai fatto niente di male, lo so, però non si sa mai, bisogna tenerlo un po' sotto osservazione. Non c'è niente di male, sa signora o signorina, signora? Signora? Sì. Volevo dire, non c'è niente di male, perché il signor Felice starà benissimo da noi, lo osserveremo, se è il caso, se non ci saranno problemi, lo rilasceremo alla vita normale, se invece ci sarà qualche problema, lo interneremo. E come fa lei a controllarlo, scusi? Come? Come fa a controllarlo? Quando abbiamo lui dentro una stanza ben precisa, con delle continue visite di specialisti che... Ne ha bisogno, signora, guardi, ne ha bisogno. Lei pensi, il signor Felice non l'ha mai sentito dire che si chiamava Giovanna, lei, non l'ha mai sentito dire. E noi sì, invece. Quindi in famiglia sembra una persona normale. All'esterno, e questo è la cosa che più agghiaccia, all'esterno effettivamente può diventare qualunque cosa. Domani può essere un serial killer,
capisce? Ma guardi, no, sta sbagliando proprio. No, no, io... guardi, bene. Io sto preparando da mangiare, non ho sì, tempo da perdere. Lei prepari da mangiare, faccia comunque, dica, signor Felice, che noi oggi alle 17.30 veniamo e lo portiamo in loco, eh? Ma che cosa sta dicendo? Lo portiamo? Ah, ma non c'è. Che si prepari una valigina. Ma voi chi siete? Ospedale psichiatrico, cioè praticamente noi siamo, io sono, un medico psichiatra, che naturalmente io ho fatto questo sondaggio sul signor Felice, ho visto che effettivamente lui ha degli scompensi. Certe volte crede di essere Felice e va bene, certe volte crede di essere invece Giovanna. A volte non è né Giovanna né Felice. Dice, vai a sapere tu chi è. Domani potrebbe essere, che so, il mostro di Firenze, capito? Diventare un. Non guardi, si sa mai. Ma l'altro va a Cogne e chissà cosa mi fa. Non lo conosce, guardi. No, lo conosceremo bene. Le sue chiacchiere. Comunque, siamo felici, non è in casa, vero? No. È sicura? Guardi, che è importante, eh? Non è in casa, eh? Come? È importante che lei non mi menta. Non mi menta, per favore. Sei in casa. Non c'è. Ah, perché è una casa grande? È una casa grande e non sapete chi c'è e chi non c'è? Certo. Ah, certo, avete una casa enorme. Oh, Felice, io non l'ho sentito chiamare comunque prima, Ma guardi, lei si è assentata un attimo, è tornata, dice non c'è, Tutto questo suo interessamento non mi interessa proprio. Guardi, io non sono interessato a lei, Lei è una persona normalissima, per carità, una mamma, immagino, no? Quindi, no? Ho dei bambini. Però insomma, sinceramente, il signor Felice ha bisogno di queste cure, va bene? Casomai, se insomma, dovremo rimandare il ricovero, lunedì lo richiamerò. Ma scusa, le persone si ricoverano così per forza? Non lo so io. Ma no, è per forza, quando uno non è quando uno è malato, decide di ricoverarsi o meno, comunque. Ma se è malato nel cervello, quello scatta automaticamente. Ma cosa sta dicendo? Ma lo sa che una persona che può sdoppiarsi, striplarsi, squadruplicarsi, lo sa che cosa vuol dire? Che domani può diventare Adolf Hitler, capito? Ma che dici? Sì. Pace, ma come? Già basta tutto quello che ha passato. Sì, ma guardi, ha passato quello che ha passato. Probabilmente quello che ha passato lo ha segnato profondamente. Ma che segnato? E la mente ha vacillato. E vacillando la mente, guarda, io le dico solamente questo. La prima volta che gli ho telefonato, 3 giorni fa, io gli dissi di fare certe cose dopo aver fatto questa seduta di rilassamento. Gli dissi di chinarsi in avanti, no? Mentre stava al telefono, e poi ho simulato telefonicamente una sodomizzazione. Lei sa cos'è? No. Ecco. E non cioè, interessa, guardi. Non le interessa, ma e lui ha detto, insomma, non ha detto niente, lui ha accettato tutto, solamente voleva sapere chi ero io, tutto lì. Insomma, ma è logico che uno che telefona, lei sta parlando con me, io non so lei chi è. Certo, io non so lei chi è, infatti io volevo parlare con il signor Felice, perché io so chi è Felice, e Felice sa chi sono perché io. Perché mi sta dicendo tutte queste cose a me? Perché non so a chi dirle, visto che mi risponde lei, dovevo parlare con Felice, non c'era Felice. E telefoni più tardi. Ma Felice è fuori? È fuori, insomma, fuori? Io le ho detto che è in giro per le strade? È libero in giro per le strade? Cioè lui circola regolarmente, liberamente per le strade? Ma guardi, no, non mi dica questo perché io non... chiudo, guardi, la saluto perché sì, ma è un po' che dovrebbe chiudere, è un po' che dice che chiude e non chiude mai, scusi, tanto. E allora arrivederci. Mi raccomando, glielo dica, alle 17.30, ecco, via, lo si ricovera. Oh. Finalmente una voce che non era sicuramente quella di Felice, era la voce di un'altra persona, parente, genericamente parente, di Felice. Ora abbiamo avuto delle informazioni molto, molto importanti su Felice. Intanto ha delle sorelle, sì, ma non ha nessuna sorella che si chiama Giovanna, come lui. Lui stesso ha inventato di se stesso. Io sono Giovanna, la sorella di Felice. No, ragazzi, e questo Felice non avrebbe bisogno di un ricovero in una cosa un po' di osservazione psichiatrica? Beh, lunedì forse ne sapremo di più, perché forse le personalità di Felice non sono solamente 3, cioè Felice, Giovanna e né Felice né Giovanna, ma potrebbero essere 4, 5, 10, 25.000. Beh, del resto io e che fo, quante personalità esprimo nel sondazzo, e allora lo può fare anche lui, povero uomo. Peraltro, diciamo che Felice ha bisogno di una curettina, sì, c'è anch'io, anche io sì, anche io forse non lo so.
Adesso vediamo che cosa succede se richiamo Felice, no? Ecco, sì, felice. Sì, no, perché poi alla fine spero di ritrovarlo, no? Di riparlare con lui, perché magari potremo chiudere tutto il discorso alla fin delle fini, no? Forza, oh, vediamo un pochino, eh? Sì. Il mitico Felice, eh? Finito anche sul sito mito.net, naturalmente. già. Beh, sì, no, eh? Ah, no, eh? Ah, può darsi che... Pronto? Ah, sì. Pronto, signora? Oh, era quella di sabato. Hai visto? Ah, subito, mi deve aver riconosciuto, eh? Mamma mia, Felice le aveva detto, se chiama quello lì che mi incula. No, butta giù. E io la richiamo, anche perché non è così che si fa, eh? Non è così che si fa. Vedi, la signora, anche lei, Felice è diabolico, eh? L'ha convinta, probabilmente bisognerà fare una cosa con Felice, lasciar passare un po' di giorni, vero? Magari anche un mesetto, forse meno, non so, e poi ritornare alla carica, perché credo che in questo momento la cosa si sia un po' esaurita, no? Perché Felice ha dato questa disposizione. Se telefono a quello l'altra volta, ok, d'accordo, ancora due squilli, perché io voglio avere la coscienza tranquilla, la coscienza a posto e dormire la notte, ecco. Cioè, allora non le fare queste telefonate. Ecco, va bene. Io credo che la cosa migliore, io mi tengo il numero di Felice, sì, così lo richiameremo, eh? E può darsi che, chissà, prima o poi non riusciamo a parlare con lui, come siamo riusciti a fare per ben tre volte, ma la quarta no, e la quinta proprio, segati in pieno. Oh, ragazzi, mi è venuta un'idea, si chiama Felice? No, dai, sa provare? Cioè, no, doppia telefonata a Felice, nella prima e nella seconda parte. No, mi è venuto così un'ispirazione. Va a vedere che magari chissà, ma io ci riprovo. No, io avevo detto di richiamarlo fra alcuni giorni, ma proviamo, non si sa mai. Forse risponde sempre la stessa voce, molto femminile in questo caso. Vediamo che cosa succede e se risponde qualcuno. Che la seconda parte. Pronto? Pronto, buongiorno signora. Io sono il sacerdote Don Falacchini. Volevo parlare col signor Felice, per favore. Non c'è. Ah, non c'è? No. Mi sa dire quando posso trovarlo? Ma non so, provi nel pomeriggio. Nel pomeriggio? Sì. Ma verso che ora? Guardi, non lo so. Perché lui so che si era fatto vivo con me, mi aveva chiesto un favore, non so bene di che cosa si trattasse, perché la mia perpetua mi ha ricevuto una telefonata dal signor Felice e io, insomma, sono un sacerdote e se posso fare qualcosa, senz'altro, però non so che cosa volesse da me. Non lo so, guardi. Ma il signor Felice, insomma, come dire, ha lasciato detto che è vedovo, vero? Ecco, sì. Forse è una cosa che riguarda, insomma, vuol fare delle messe per la moglie morta. Non lo so, guardi, con lui deve parlare. Provi nel pomeriggio a chiamarlo. Al pomeriggio. Lei sarebbe una? Una conoscente. La figlia? Una conoscente. La nuora? È una conoscente, so. Una conoscente, non è parente? Arrivederci. Anche la donna... È strana, perché l'altra volta era parente. Vi ricordate la parente? Avete la parente? Questa volta era una conoscente. Ma cosa ci sarà sotto? Felice, che fai? Ti trombi le signore o signorine e te le tieni in casa così? Eh? Conoscente, parente, mi sa che Felice alla fine ce lo tira in culo a tutti e se la tromba lui. Mamma mia, Rob de Mat. Sì, vabbè, per carità di Dio, è liberissimo, ma io ci credo po' con quella voce da cappone. Se non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...